viaggio con la Canarese, della Canarese di questi tempi e della Pistoiese di questi tempi, è sicuramente un risultato secondo me più che positivo. Cioè, prima della partita avevo molto, molto timore di affrontare una squadra che ci ha sempre creato grossi problemi, e affrontando un momento che per loro era un momento di grande positività e per noi un momento di grande sofferenza. Quindi io sono contento, però è chiaro che penso come tutti voi, quando prendi gol nel tempo di recupero, in quella maniera ti gira le scatole. Poi che addirittura hai rischiato anche di perderla sull'ennesima mischia creata, e alla fine magari ti fa dire che forse il team Vettori incomincia a cambiare, perché probabilmente una settimana fa questa partita non è persa, oggi invece pur non rubando niente, nel caso in cui l'avessimo vinta o nel caso in cui avessimo gestito meglio 3 o 4 ripartenze che abbiamo fatto e che abbiamo gestito male, va bene così. Che ti ha detto alla fine del primo tempo di ragazzi che sono entrati in campo e hanno fatto subito gol? No, quella volta la casualità non è perché un allenatore dice qualcosa di particolare. Io ragazzi ero invitati a continuare sulla parte di del primo tempo perché vedevo un atteggiamento di grande sacrificio da parte di tutti, tutti che correvano, tutti che pressavano, tutti che rincorrevano gli avversari. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo secondo me, e ho chiesto di riniziare il secondo continuando a premere sull'acceleratore pur non scoprendosi troppo, perché loro comunque avevano dei giocatori che sulle ripartenze possono creare dei problemi. E a me va bene, ripeto, a me va bene. Io cerco di non farmi, come dire, condizionare dalla delusione di prendere il gol così, ma quindi per me è una prestazione positiva. Cioè, ho rivisto una Lucchese di una Pistoiese di sacrificio, di generosità, di corsa, quindi a me va bene. Sei rincuorato dalla prova sia della difesa che dall'atteggiamento, insomma, della squadra in generale, più volitiva, più sì, concentrata, ecco. Sì, direi che forse anche giocare con 5 difensori ci ha dato qualche certezza in più. E la partita se n'è messa come volevo, come pensavamo, e invece poi c'è stato in questi 10 minuti finali tra che due giocatori si sono scontrati, tra i 6 minuti di recupero, tra tutta una serie di situazioni che probabilmente hanno dei cambi obbligati e hanno fatto sì che quella quadratura che avevamo trovato durante la gara si sia un po' persa con le ultime sostituzioni.